Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nerazzurri e non è certo una sorpresa. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. E ora si fa sul serio, si parte. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Secondo me l'uomo della partita sarà El Shaarawy. La sua velocità, la sua tecnica, il suo grande possesso palla sono qualità che tutti conosciamo e sa farsi valere anche come finalizzatore. Ha senza dubbio. Mattias Vecino prova a giocarla in profondità. Cerca un compagno. La butta via e fa respirare la difesa. Skriniar. D'Ambrosio. Nainggolan. Mattias Vecino. Provano a ripartire da dietro. D'Ambrosio cerca spazio. D'Ambrosio la mette in area. Manolas sbroglia la situazione. Non c'è stato praticamente un tiro in porta. Le squadre sono piuttosto sottotono. Juan Jesus. Schick. Cristante. Palla che torna nella zona del portiere. Perisic. D'Ambrosio. Mattias Vecino. D'Ambrosio. De Vrij. Valero. Kwadwo Asamoah prova a prolungare. Manolas. El Shaarawy. Si sta giocando da mezz'ora. Juan Jesus. Manolas. Fazio. E Shaarawy. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. Tocco morbido. El Shaarawy scatta verso il pallone. Ecco il tiro! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione.
Cristante. El Shaarawy. Cristante. Valero non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Il secondo tempo è cominciato. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. El Shaarawy. Chic. Prova la giocata nello spazio. Politano. Valero. Kwadwo Asamoah. Valero. È davvero una bella serie di passaggi questa. Nainggolan allarga il gioco sulle fasce. Nainggolan. Scodella il cross. Libera. Può tentare la... E il portiere salva i suoi. Super parata su conclusione molto angolata. Difesa se la cava con grande mestiere. Se la cava la difesa, allontana la palla. Vuole la profondità. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Allontana il pericolo. Chic. L'avversario ha avuto la meglio. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Cristante. Decidono di giocarla all'indietro. Buon lancio. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Kwadwo Asamoah. Matias Vecino la gioca in profondità. Manolas. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Matias Vecino. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Perisic. Ottiene un buon calcio di punizione. Direttore di gara sventola il cartellino giallo. Occhio, sembra che si sia fatto male.
ci mette una pezza. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Schick la gioca a sinistra. Prova il filtrante. Palla nello spazio, attenzione. Occasione. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha... Incornata! Ce l'hanno fatta! È un gol che mette una forte ipoteca sulla gara. C'è poco tempo ora. Bel colpo di testa. Ha sfruttato bene il pallone del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Segna il gol che sblocca la gara. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Mattias Vecino. Valero. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Lungo passaggio in avanti. Sulla destra. Tiene palla in attesa dello spazio giusto. Perotti. El Shaarawy. Politano. Nainggolan. Icardi. Palla Nainggolan. Nainggolan! Gol! Non sbaglia! Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Situazione di parità e l'arbitro dice che può bastare, finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Che partita si è giocata oggi, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza.